Ciao, io sono Salvatore Dama e questo è Leone da Tastiera in versione vlog. Di che parliamo oggi? Di una fantastica intervista che ha rilasciato Pino Insegno al Corriere della Sera. Insomma, che dice Pino Insegno? Dice che i suoi esordi sono stati nel porno, ma non nel porno come attore, ma come doppiatore. Ebbene sì, esistono i doppiatori nel porno, e lo spiega Pino Insegno in questa intervista. Chi è Pino Insegno? 62 anni, ha dato la voce a tantissimi attori, tra cui Benicio del Toro, sto leggendo, Russell Crowe, fino a Robert De Niro. Ha interpretato come doppiatore quasi 400 film. Un momento topico della sua carriera è stato quando agli inizi faceva il doppiatore dei film porno. In questa intervista ne parla. Parliamo dei suoi esordi del porno, chiede il giornalista. Come doppiatore, risponde lui. Certo, erano due giornate a settimana. Ogni volta ero doppiamente sfinito, per la stanchezza fisica, per quella psicologica. In che senso per quella psicologica? Perché spiega che se anzi mi avvuoto per più di 30-40 secondi, mandi in iperventilazione il cervello. E pensa invece a quelli che mandano in iperventilazione un'altra cosa. Il personaggio più famoso che ha doppiato, gli domanda sempre il giornalista, John Holmes. John Holmes è stato un attore americano famosissimo per le sue doti, non quelle di attore, ma quelle fisiche, perché aveva una dotazione smisurata all'interno delle sue mutande. Solo il parlato, immagino, gli domanda ancora il giornalista. No, risponde Insegno. Lui parlava poco e godeva tanto. Guardi che 40 anni fa non c'erano le videocassette e i film porno erano costosi, girati bene, con signori registi, costumisti. Per dire, era fatto benissimo. Vabbè, poi c'è un elenco infinito di titoli dei film, anche fatti in Italia, bellissimi. Soltanto quelli valevano il prezzo del biglietto, e poi ovviamente qualcuno lo pagava il biglietto e andava anche a vedersi. Un'era geologica fa, perché adesso tutti quanti stanno in fissa con Pornhub e via dicendo, si sono dimenticati, o meglio, tanti non lo hanno mai vissuto, questo fenomeno. Una volta c'erano i film porno mandati in onda nel cinema porno, si andava, si staccava il biglietto e poi quello che succedeva dentro le sale non lo sapeva nessuno, o meglio, noi lo sappiamo ma non lo diciamo.